Ciao ragazzi, bentornati su Crema Scar Fishing. Allora, oggi sessione in solitaria, ho qualche ora e con la scusa di provare la nuova videocamera sono venuto qui ai laghi Cesena per stare un po' tranquillo e vedere se riusciamo a prendere qualche carpetta. Allora, la posta è quella dell'ultima volta che sono venuto qua sul lago B dei laghi Fipsas di Cesena. E niente, allora, affronto la giornata come potete vedere su questo spot molto carino, a me piace tanto questa posta qua del lago B. Tre canne ovviamente, sacchettini in PVA, niente pasturazione, mi affido proprio a loro. Vediamo se anche oggi vengo ripagato come l'altra volta. E basta, niente, la sessione inizia qua, ripeto, sono da solo, Christian purtroppo è a lavoro. E con la scusa appunto di provare la nuova videocamera ho detto vado a Cesena e vediamo se riesco a tirare fuori qualcosa. Bene, ci vediamo dopo. Allora, calato tutte le canne, ovviamente. Abbiamo una prima tocca sulla canna qua di sinistra, è già la seconda volta che suona, quindi vediamo se c'è un seguito. E niente, sto pescando ovviamente con Miss Crimax e CM1, su alcune canne ho montato anche una pop-up alla prugna e su un'altra penso una un'esca finta, adesso non mi ricordo perché mi sono preparato tutte le bombette in PVA ieri sera e ho fatto un po' di confusione. Comunque niente, speriamo di vedere un po' di movimento oggi. Ho visto saltare qualcosa e stanno ancora saltando, già due tocche sulla prima canna, ripeto, quella di sinistra che è nell'insenatura che potete vedere là in fondo che si apre sull'altra parte del lago. E basta, vediamo se riesce a partire un bel pesce, dai, a dopo. Allora ragazzi, prima partenza molto cattiva, vediamo di cosa si tratta. Sento bella pesante. Allora, eccoci qua ragazzi, non è assolutamente male, è un bel gioiellino questo, vediamo se si lascia immortalare, non è assolutamente male, questa saremo sui 10 almeno, vediamo un attimo, ecco, un po' agitata, e mi faccio il bagno qua. Vediamo di farla vedere un attimo. Aveva un amo, purtroppo non mio ovviamente, impiantato sulla pinna, gliel'ho tolto subito, adesso la medico anche. Oppa là là. Ok, ci siamo ragazzi, guardate che bella. Beh, questa è bella, veramente bella, almeno sui 10, 9, 8, 10, non importa, è uscita perché ne ho perse 4 in queste prime ore e è un peccato. Guardate che coda, veramente bella, la rilascio subito. Altra partenza ragazzi, vediamo di non slamarla stavolta perché è sempre là il punto critico, si vanno a infilare proprio nell'insenatura che c'è tra i due laghi e si rischia di perderle. Ok,
vediamo di riuscirci. Canna rilanciata da poco. Spero che si vedano le immagini, perché ripeto, sto testando la nuova videocamera, quindi devo prendere ancora confidenza. Qui avrebbero fatto comodo le 10 piedi di Christian, perché c'è un albero qua alla mia sinistra che è devastante. Sia l'albero che la carpa. Eccoci qua, ragazzi. Altra partenza, ovviamente sul Mix Climax, e altro bello spettacolo dei laghi Cesena. Non è enorme come quella di prima, ma chi se ne frega, siamo qua per divertirci. E comunque il Mix Climax piace sempre. Ah, che bella. Bene, sono contento perché, ripeto, ne ho perse 4, quindi sembrava una sessione sfortunata, invece la stiamo un po' ribaltando. Bene, la lasciamo subito. Wow! Quasi doppia partenza, ragazzi! Ho appena rilasciato l'altra, come vedete non c'è neanche la canna, ed è partita subito l'altra, anche questa appena ritirata, proprio prima che prendessi l'altra avevo fatto un giro di canne. E penso che questa sia anche la mia ultima carpa, perché inizio a smontare, quindi le mie 3 ore le ho fatte, pulite, adesso inizierò ad andare verso casa. Vediamo se riusciamo a portare a guadino questa, perché sento che si è incagliata da qualche parte. Adesso si è anche liberato. Ok, eccoci qua, ragazzi, super lavati come al solito. Allora, non è piccola, però piccola soddisfazione, sono riuscito a prendere con la pop-up finalmente anche qua i laghi Cesena. Non ero ancora mai riuscito, ed eccola qua. Oh, sono cattivissime queste carpe piccoline, assolutamente cattive. Guardate che bella bocca questa verginella proprio. Veramente bella. Guardate che spettacolo. Va bene, gli ridiamo la sua libertà, perché se l'è meritata, e di andare. Inizierò anche a smontare adesso, ragazzi. Allora, ragazzi, proprio quando stavo per fare su, ho detto vabbè, ritiro la canna un attimo, intanto smonto quell'altra. Niente, l'ho tirata senza sacchettino, solo con la Boyle Screamax, e niente, 3 secondi è durata ed è partita. Impressionante, mamma mia, impressionante, solo con la Boyle Screamax, fantastico. Se non la perdo nel combattimento ve la faccio vedere, ragazzi, assolutamente fantastico. Ok, mamma mia, anche questa non è enorme, ma c'hanno una forza, ragazzi, impressionante. Va bene, vediamo se riesco a portarla a guadino e ci vediamo veloce veloce in culla.
Ok ragazzi, come dicevo, stavo per smontare la prima canna. Praticamente ho fatto 3 carpe di fila. Fatalità sulle ore più calde. E invece, altro bel gioiellino, molto arzillo, dei laghi Cesena. Non trovo la boiless, la devo aver persa da qualche parte o nel guadino. Ma, ripeto, niente sacchettino, solamente boiless nostra. E non si vuol far vedere. Vabbè, vediamo un attimo se si tranquillizza, acqua ce n'ha. Cavolo che forza ragazzi, che forza. E ora vediamo se si è tranquillizzato un attimo. Eccola qua. Bella giornata. Stava partendo male perché, ripeto, ne ho perse 3 o 4. Quindi mi ero un po' demoralizzato, ma poi ho detto no, ce la devo fare perché ce l'ho sempre fatta. E i risultati sono arrivati. Ottimo, la rilasciamo. Woo! Va bene. Adesso ragazzi però provo a chiudere. Intanto la tiro ancora che non si sa mai. E poi inizio a chiudere veramente l'altra canna. Vediamo se ci regala un'altra gioia. Ok ragazzi, allora sessione finita e che dire, era iniziata malino perché a parte la prima carpa, quella più grossa, poi un susseguirsi di slamate, non capisco perché, il rig allamava, quindi non ho trovato una spiegazione a questo, però ci sta, quindi mi sono rifatto con una, chiamiamola tripletta, perché ne sono partite 3 di fila praticamente. E quindi sono contento, ho anche sfatato il mio mito che sono riuscito a prendere con la pop-up, quindi non era mai successo qui a Cesena. E basta, posso ritenermi soddisfatto per queste 3 ore fatte tranquillo. Vi rilascio una panoramica del lago in cui ero. Ripeto, siamo ai laghi Cesena di Tagliedo. Questo era il mio spot. Un bello spot, a me piace tantissimo questa postazione e niente, basta, vado via contento e ci vediamo la prossima volta. Ciao!